cosa prepariamo? Delle tagliatelle aromatizzate al rosmarino con un sugo con delle polpettine che realizzeremo naturalmente con il nostro cooking chef e abbiamo poco tempo a disposizione quindi per realizzare questa bellissima ricetta e andiamo con la grafica e poi bene, quindi grande classico oggi, vediamo subito cosa abbiamo bisogno. Allora, tagliatelle a rosmarino e polpette. Per la pasta ci servirà 150 g di farina 00, 50 g di farina di grano duro, 2 uova, un rametto di rosmarino, sale quanto basta, poi avremo per le polpettine al sugo 400 g di polpa di manzo, 50 g di salsiccia a nastro, 50 g di pan grattato, un uovo, 50 g di parmigiano grattugiato, mezzo spicchio d'aglio, sempre per le polpettine ancora una manciata di prezzemolo, una cipolla dorata piccola, 500 g di polpa di pomodoro e poi olio extravergine di oliva e sale e pepe quanto basta. Quindi cominciamo con l'introduzione della carne, del prezzemolo che naturalmente avremo già lavato ed asciugato. Questa volta mi risparmio di lavarlo da solo. Bravissimo. Se vogliamo possiamo tritare ancora la salsiccia, però vedete un po' voi. Sì. L'aglio naturalmente dipende un po' dal vostro gusto, se volete metterlo avrete delle polpettine un po' più saporite, però ok. Vedete un po' voi cosa fare. Tu userai l'aglio per le polpette mentre la cipolla per il sugo. Perfetto, esatto. A me l'aglio e la polpetta piace tantissimo. Ah sì? Sì. E quindi lo mettiamo. Mi dispiace. No, tu lo so che sei un amante dell'aglio, invece io ho qualche problemino per il dopo cena, però ti capiamo bene. Ok, quindi spingiamo la carne all'interno, guarda, sono praticamente già pronte. Che belle. Adesso mi farà la cortesia di impastarle, quindi sai come togliere la pelle, vero? Sì, la tagliamo e la togliamo. Esatto, la incidi praticamente nel senso della lunghezza, anzi guarda se la metti. Se l'appoggia meglio sì. E poi la sfili in questo modo. Perfetto. Così. Dalla nostra parte si chiama Luganiga questa. Ah, da bene. Voi? Ma io non lo so, penso sempre salsiccia, non so se esista un altro nome specifico. Salsiccia nastro. Esatto, nastro. Vuoi che la tagliamo tutta? Sì, grazie. Così aromatizziamo ancora di più appunto le nostre polpette. Buona, che devono essere ben saporite, ben sapide, quindi mi raccomando. Togliamo questa. Adesso ci occupiamo della realizzazione della pasta. Guarda, avviciniamo il tutto. Così io posso lavorare in tranquillità. Perfetto. Quindi tu all'interno metterai questi ingredienti, l'uovo, il parmigiano, il pan grattato e la salsiccia, ok? Ok. E poi impasti se vuoi anche con le mani. Donna mia, oggi proprio farò grandi cose. Eh? Sto attento. Allora, montiamo il gancio impastatore e all'interno della nostra ciotola d'acciaio versiamo la farina 00, la farina di semola, tutta quanta. Quindi questa volta usiamo tutti e due i tipi di farina. Eh? Esatto, un pizzico di sale. Perfetto. Il rosmarino. Ah, sì, buono rosmarino. Che noi abbiamo già tritato. Già l'abbiamo tritato. Metto l'uovo quindi, eh? Io sì, chiedo, caro. Perché sennò faccio qualche errore, poi non vorrei rovinare la tua mitica cucina. No, figurati, ci mancherebbe. Le uova le riempiamo all'interno di una ciotola, così eventualmente se ci sono dei pezzettini di guscio all'interno possiamo estrarli. Esatto. Cominciamo a mescolare il tutto. E poi aggiungiamo le uova. Eccoci qua. Aspetta. Il colore naturalmente della pasta è subordinato dalla colorazione delle uova stesse. Quindi più il tuo orlo è giallo oppure arancione, più la nostra pasta naturalmente. Certo. Esatto, ma in commercio esistono appunto le uova per confezionare pasta. Ah, questa è un'altra cosa che non sapevo. Esatto, che hanno il tuo orlo particolarmente arancione, quindi giallo. Ah, quindi per rendere più simile al colore classico della pasta. Infatti, se volete realizzare appunto della bella pasta gialla, utilizzate questo tipo di uova. A posto. Infatti, allora, infariniamo un po', andiamo sul 3. A te piacciono le tagliatelle praticamente sottili o un po' grosse? No, a me piacciono un po' più grosse. Perché mi piace proprio sentire il sapore della pasta. Però anche questo secondo me è molto soggettivo, assolutamente. Esatto, e poi molto dipende anche dalla regione. Invece io le farò, come sì, le farò? Sì, immaginavo.
abbiamo gusti diversi. Le paste sottili, ecco, magari la, se si strappa, è anche perché abbiamo anche avuto poco tempo per lavorarla. La pasta comunque deve risultare un po' setosa. Ok, basta, su 6 è più che sufficiente. Bene. Perché sennò poi mi si rompe tutta. Opla, e adesso cosa metto? Mettiamo appunto lo strumento per tagliare le tagliatelle, che poi perfetto, anche il nome deriva da questo, no? Ecco fatto. Quindi, bene. È dentro, io rifilo la mia pasta naturalmente. Sempre per aiutarla poi a tagliarla, no? Esatto. Poi a velocità 2. 2. Tagliatelle lunghe o corte? Aspetta un attimo, siamo in 2. 2. Allora corte. Ah, perfetto, che belle. Guarda che meraviglia, eh? Mi viene fame solo a vederle così. Che belle che sono. Bellissime. Comunque la tagliatella è sempre la tagliatella, eh? Sigilliamo tutta la polpetta in modo tale appunto che si compatti per bene. Bene. Ok? Dopodiché possiamo introdurre e versare naturalmente la nostra polpa di pomodoro, che possiamo già, non so, acquistare già aromatizzata, oppure, non so, possiamo la polpa di pomodoro che abbiamo realizzato noi a casa nostra. Se siamo bravi come siamo, avremo già fatto tutto da soli. Fantastico. E nello specifico cosa abbiamo nella polpa di pomodoro? Questo è il metodo classico per sapere. Pomodoro e basilico. Pomodoro e basilico. Perfetto, ma va benissimo, che so, anche della, che so, pomodoro prezzemolo, pomodoro timo, eccetera. Siamo dimenticati naturalmente la nostra cipolla, come giustamente mi sta indicando Paola, ma possiamo introdurre anche in questo momento, perché praticamente l'ho tritata, l'ho omogenizzata, sì, con il nostro tritatutto. Bene, quindi mettiamo la cipolla, a differenza, perfetto, dello scalogno e dell'aglio che invece si utilizzano, esatto, in altre situazioni, no? Va bene, quindi lasciamo del soffritto cuocere tutto. Noi adesso abbassiamo un attimo la temperatura e una volta ben rosolato aggiungiamo la polpa di pomodoro e lasciamo cuocere una ventina di minuti circa. La pasta quando ritorna naturalmente in superficie è già pronta per essere scolata. Ha bisogno veramente di 2 minuti di cottura, sì, non di più. Naturalmente voi a casa sarete bravissimi e la farete in maniera meravigliosa. Non c'è il rischio di mangiarla troppo cruda. No, perché deve essere un po' al dente, mi raccomando. Eccolo sempre, tutte le, esatto, paste. Esatto, quindi mi raccomando, niente consistenze lumacose. No, un po', assolutamente, la pasta al dente è un must. Bravissimo. Mescoliamo, naturalmente se vogliamo belli, possiamo far rosolare nuovamente, sì sì, la nostra pasta e farne saporire ulteriormente e dopodiché la serviamo. Tu sei un pastaro o un risottaro? Sono molto più pastaro. Ma va? Tradisco le mie origini meridionali e devo dire no, sono più legato alla pasta. Anche alla perché pasta. Se il riso è un ottimo alimento. Perfetto. 50 grammi, visto che sei a dieta, 50 scusami. 50 grammi. No, ma noi facciamo dei piatti molto eleganti, molto belli. Si mangia poco, ma bene. Ok. Perfetto, proprio un nodino. Sai, proprio nouvelle cuisine addirittura, eh? Ma non esiste più la nouvelle cuisine. Però io voglio le polpettine. Non esiste. Le polpettine, dobbiamo, sì, farle vedere. Sì, tesoro mio. Eccolo qua. Oh, guardate che bella. Una polpetta a te, una polpetta a me. Che dici poi di metterci un po' di basilico, magari come guarnizione? Certo, poi certo, uno si sbizzarrisce come ma vuole. Ma anche il prezzemolo stesso, che abbiamo utilizzato, appunto, per la realizzazione delle polpette. Un po' di colore.